much life I've left to live, and this fire is burning still. When I watch you look at me, I think I could find the will to stand for every dream and forsake the solid ground and give up this fear within of what would happen if they ever knew I'm in love with you. 'Cause I'd surrender everything to feel the chance to live again. I reach to you, I know you can feel it too. We'd make it through a thousand dreams, I still believe. I'd make you give them all to me. I'd hold you in my arms and never let go. I surrender. I know I can't survive another night away from you. You're the reason I go on, and now I need to live the truth. Right now, there's no better time. From this fear I will break free, and I live again with love, and know they can't take that. Una bella rimpatriata, come accade ormai da 54 anni a questa parte, ogni anno rigorosamente, la rimpatriata di compagni di militare, come chiamarvi, commilitoni, ex OPR, poi dopo ci spiegherete bene la sigla. Allora, vediamo prima di tutto di conoscerci. Il nome? Flavio da Parma. Roberto da Genova. Gianni da Este Padova. Aldo Verona. Savino Mantova. Il padrone di casa? Maurizio Ghiglioni di Asso. Paolo da Faenza. Luigi da Padova.
Giorgio da Vicenza. Lando da Firenze. Ecco, ci troviamo ad Asso, non a caso, perché il padrone di casa, Maurizio Ghiglioni, sotto gli studi di Televalassina, ha organizzato questa rimpatriata. Toccava a lui quest'anno, perché a turno, in questi 54 anni, avete fatto a rotazione l'ospitalità nelle singole città dove risiedete. E allora, il portavoce, ne parliamo con Gianni, e allora diciamo esattamente come stanno le cose. Sì, noi siamo dei commilitoni che hanno fatto l'ultimo periodo di militare a Padova come OPR, ma anche MG e, aiutatemi, come si chiamano quegli altri qua? Ecco, le sigle magari le spieghiamo. Operatore ponte radio. Ecco. Allora, MG sono motoristi e poi ci sono quelli operatori degli impianti che si chiamano EL. Tutti questi noi ci siamo congedati alla fine del 1968 e abbiamo deciso poi, quando ci siamo lasciati, di ritrovarci ogni anno. E quindi in buona sostanza ci siamo organizzati per trovarci ogni anno. I primi due anni li abbiamo fatti all'inizio di dicembre, poi abbiamo un po' rettificato perché era un po' troppo freddo, abbiamo trovato neve, e quindi dopo abbiamo rettificato con la prima domenica di ottobre. Allora, una volta ci si trovava sempre e solo a Padova per i primi 5 o 6 anni, anche 10 adesso non lo so, 10 anni. Poi abbiamo deciso tutti insieme che ogni anno ognuno di noi organizzava nella propria città, nel proprio paese, il raduno con tutti. All'inizio eravamo solo noi uomini, poi abbiamo detto anche alle signore di partecipare con noi a questa nostra rimpatriata annuale. Ed è una rimpatriata che credo sia di pochi, perché ci troviamo da 54 anni e siamo sempre in contatto, diciamo tutti gli anni, ci siamo anche raccontati delle famiglie, dei figli, dei nipoti, e quindi diciamo che questa nostra realtà non la troviamo in altre situazioni. Crediamo di essere dei primi, o comunque la facciamo con uno spirito a questo punto molto familiare. Diciamo che la nostra amicizia si è sviluppata anche talmente tanto che è subentrata a quella, diciamo, compagnia, quello cameratismo che era militare, ma è diventato una amicizia proprio familiare di tutti. Come fate a tenere il conto in queste 54 edizioni, la rotazione? No, ogni anno quello che organizza la manifesta, diciamo questo raduno, produce un invito che è fatto secondo le proprie fantasie. Diciamo che comunque nell'invito viene espresso il punto dove ci si trova, l'organizzazione, che di solito avviene tra il sabato, con il sabato e la domenica. Il sabato arriviamo a casa di quello che ha organizzato il raduno, e quello che ha organizzato il raduno ha anche prenotato l'albergo, ha prenotato già il ristorante della sera e del giorno dopo, e così passiamo due giornate assieme. Questa è un po' la storia. Io tengo, perché così da sempre, io tengo in un raccoglitore tutti i nostri raduni, quindi tutti gli anni sono tutti i raduni, con i nomi e le presenze di quelli che sono venuti. E un'altra cosa, tengo anche il conto dell'albergo e del pranzo che spendiamo ogni anno. È bello vedere i primi anni che abbiamo i conti fatti in lire, e adesso abbiamo fatto i conti in euro. Si può verificare il parallelismo tra i conti in euro, che sono uguali a quelli delle lire, però con ovviamente un valore completamente diverso. Questa è un po' la nostra storia. Tutto questo è raggruppato in tre raccoglitori che tengo a casa mia. L'ultimo è quello che sarà usato oggi per prendere i nomi di tutti, eccetera eccetera. Purtroppo quest'anno abbiamo anche qualche lutto, diciamo, fra di noi, perché è mancato un nostro amico proprio un mese fa, e vabbè, questo insomma ci porta a fare delle riflessioni sulla vita.
empty spaces fill me up with holes, distant faces with no place left to go. Without you within me, I can't find no rest. Where I'm going is anybody's guess. I tried to go on like I never knew you. I'm awake, but my world is half asleep. To be unbroken, but without you all I'm going to be is incomplete. Voices tell me carry on, but I am swimming in an ocean all alone. Baby, my baby, it's written on your face. You still wonder if we made a big mistake. Facciamo parlare anche Maurizio poi di casa, perché chi organizza chiaramente deve anche pensare a come far svolgere la giornata. Allora, cosa avete fatto di bello? Allora, questa qui sarebbe la terza edizione che succede qui a Como, e quest'anno abbiamo deciso di organizzare, diciamo, una cosa più sul nostro territorio all'interno del triangolo Lariano, senza andare a toccare le città, perché purtroppo è un caos abbastanza, è una cosa, ecco. Siamo in provincia, giusto anche che si scopra la provincia. E oggi siamo qui da noi, abbiamo organizzato noi a casa nostra, diciamo, la bene meglio, tanto che hanno detto se il prossimo anno possiamo organizzare ancora qui. Hanno detto vabbè, vediamo un po'. Ecco, dopodiché poi si va in albergo, poi stasera si andrà a fare uno spuntino sulle montagne, qui diciamo c'è un bel ristorantino. Domani avremo, dopo la sveglia, dopo la dunata delle 9, la dunata ci sarà un trombettista, no scherzo, ci sarà un trombettista, scherzo, no? E andremo a fare un giro col battello Vago Eupili sul lago di Pusiano, dove ci impegnerà un bel giro turistico di un'ora e più forse. Ecco, e quindi poi domenica sarà una bella giornata, da quanto pare ho sentito i responsabili. E quindi dopodiché si andrà in un ristorante qui a Eupiglio, in un bel ristorante dove si consumerà il solito pasto proprio, diciamo, la grande, no? Come è giusto che sia. Ecco, eccetera, ci saranno poi un po' di discorsi, ci sarà qualcuno di
qualcuno che farà anche qualche macchietta, che adesso non lo vedo qui, dove è andato? Rizzi, c'è certo Rizzi che magari farà, come si chiama quello che fa Rizzi? La motoretta. La motoretta, dovrebbe fare la motoretta Rizzi. Rizzi, mi senti? Pronto per la motoretta, Rizzi? La motoretta praticamente è una storia un po' in dialetto parmigiano, quindi due amici che praticamente si incontrano e uno spiega all'altro perché deve attraversare la città con la motoretta, con la Vespa praticamente. Dai, diamo un'anticipazione, dai, dai. No, anticipazione bisogna farlo o no? O si fa quando viene l'ispirazione, ma dopo con le gambe sotto il tavolo? Esatto, sì, forse è meglio, sì. Beh, che meglio, e se così ci stai mettendo, volevo tutto bagno in acqua, tutto bagno in acqua, mi invece, conosce che lavora la motorizzazione. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? Got someone to blame, you say. Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had the, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other.
one love, one life. Qui c'è anche un militare d'alto grado, abbiamo un ex generale, giusto? Li mettiamo tutti in riga. No, prima sì, volevo aggiungere solo questo. La loro amicizia però è nata anche con me, quando da tenente sono stato chiamato a svolgere un corso su materiale sui ponti radio, che era un materiale che all'epoca era poco usato nelle forze armate. Quindi loro sono stati costretti a seguire questo corso per 2 mesi circa, quattro mesi, e di lì è nato, è cominciato a nascere questa amicizia, che poi io mi sono avvicinato a loro, li ho seguiti. La prima volta vi ho visti a Padova, ero colonnello comandante del reggimento e sono venuto alla stazione di Padova, c'era una stazione piena di gente, tra loro le mogli, i figli, i nipoti, e poi mi sono messo, dopo che sono andato in pensione, e li seguo perché mi piace stare, ritrovarmi giovani come era una volta con loro. Bellissimo spirito. I sit and wait. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall, wherever it may take me, I know that life won't break me. When I come to call, she won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know I'll always be blessed with love. And as the feeling grows, she breathes flesh to my bones. Loving angels instead. Take me.
she won't forsake me. I'm loving angels instead. Ehi, che mai io? Ho visto che acqua me ne stai mettendo, che acqua, di tu vai, di ma allora c'è quella mispa, di e poi se la città, di snack, frenami, snack, tu chi lo sei, tu zombie, che lavoro, ma questo lì è proprio me in inguria, Simeone! Bravo. Non bravo. Se ne parli più, eh! Al centesimo sì, eh! Bravo! E allora a questo punto l'edizione 2024? La edizione 2024 lo stiamo facendo, dobbiamo ancora decidere, perché alla fine del, diciamo, alla fine del pranzo, dopo tutte le foto diritto, perché abbiamo la foto di ogni anno messa archiviata e anche fatto i dischetti. Dopo tutto questo, assieme decidiamo quale sarà la prossima tappa, che di solito è a cadenza, non è che poi la facciamo adesso. Io non ho guardato ancora quale sarebbe la prossima tappa, ma è seconda una certa scadenza, e poi uno si dice che è disponibile o non disponibile. Poi c'è già qualche volontario disponibile? No, nessuno alza la mano. E allora... Non ho ancora visto. Io vorrei dire una cosa, che a parte gli amici che sono orgoglioso di farne parte, ma le donne nostre sono loro che ci spronano, sono loro ormai che ci dicono dai che andiamo. E bene, ormai è loro. E loro sono attorno al tavolo, quindi le lasciamo. Ecco, io volevo aggiungere a quello che ha detto Aldo, appunto le donne sono diventate ormai oltre noi, nel senso che si sentono, hanno fatto addirittura un gruppo per conto loro, perché c'è il gruppo OPR, il gruppo donne OPR. E quindi, ecco, aggiungo un'altra cosa, in questa nostra amicizia ci siamo anche trovati per i 25 anni di matrimonio, che più o meno coincide, abbiamo fatto una gita a Perugia, tutti assieme. E un'altra gita, adesso non mi ricordo per quanti anni, siamo andati a Sorrento, per il 30° siamo andati a Sorrento. Quindi è un'amicizia che si è consolidata e si consolida sempre più. Doveva attraversare
da città, però pioveva di rotto, allora uno aveva la Vespa e l'altro praticamente faceva il tifo, anche se non era vero. Praticamente allora con la Vespa deve attraversare la città che viene un'acqua boia. E allora praticamente attraversa la città e allora cosa succede? La macchina gli attraversa la strada, gnac, frena, già gli occhiali che gli volano via. E poi via, ma questo lì è proprio in Liguria, che acqua che è! Simeone! Bene, oh generale, li mettiamo tutti sull'attenti per concludere la nostra intervista. Ringrazio dell'intervista proprio per dare visibilità a un gruppo così compatto, che è bellissimo. Io ne parlo sempre quando incontro degli amici, specialmente dell'ambiente militare, ne parlo sempre di questa armonia, di questo amore, proprio nasce un amore in questo gruppo, in questa comunità, e che si può passare anche agli altri, è un bene che si tramanda. E allora grazie per la vostra disponibilità e in bocca al lupo per le prossime edizioni, trascorrete delle serene giornate in compagnia di Maurizio, che vi ha ospitato in questa edizione 2023, la 54esima edizione. L'anno prossimo, allora. L'anno prossimo, brava. L'anno prossimo, dopo aver intervistato i vari. Oh, hanno fatto un'intervista qui. Responsabili. Compreso Giorgio al telefono, Paolo Reni ha deciso che all'unanimità andiamo a Vicenza l'anno prossimo. Urra! Bene, 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 bene. Volete baccalà a tutti! Volete baccalà? Signori e signore, vorrei fare un applauso alla coppia che ci ha ospitato così piacevolmente, grazie. Chi sono? La coppia che è? Chiglioni, Maurizio e sua moglie e la Bianca. Bianca Rosa. Evviva! Anche il figlio e la nuora, che sono stati molto molto e volevamo gentili. Fare anche l'anno prossimo e li invitiamo al nostro prossimo incontro. Ecco, allora prossimo anno ancora Como? No, noi lo facciamo volentieri, però il prossimo anno abbiamo detto va che bene. Andiamo di centro. Grazie. Va bene? Grazie a tutti. I am down and my soul so weary. When troubles come and my heart burdened be, and I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can't stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. Thank you.
when I am on your shoulders, you raise me up to more than I can be. To more than I can be.